Entro il 2030 il numero di dispositivi connessi non intende smettere di aumentare. Dovrebbero raggiungere i 500 miliardi, che corrisponde circa 59 volte la popolazione mondiale. Queste cifre sono esorbitanti. Cosa ne pensi? Il 5G non sarà più quindi in grado di soddisfare questa crescente domanda e occorre quindi scommettere su una nuova tecnologia. Dal 2019 i ricercatori hanno lavorato duramente sul futuro. Ora è 6G. Questo termine si riferisce direttamente alla sesta generazione di tecnologie di comunicazione wireless. L'evoluzione delle generazioni nel settore della telefonia mobile va di pari passo con i corrispondenti standard tecnologici. Come promemoria, 1G ha consentito solo le telefonate dai primi telefoni cellulari degli anni 80. Negli anni 90, 2G ha permesso l'introduzione di SMS ed MMS. La velocità dei dati erano dell'ordine di pochi kilobit al secondo. Nei primi anni 2000 il 3G ha segnato lo sviluppo di Internet mobile a una velocità che ha raggiunto pochi megabit al secondo. È stato nel 2010 che il 4G ha consentito l'introduzione di Internet mobile ad alta velocità, riproduzione, trasferimento di file ad alta definizione e gestione degli oggetti connessi. Nel 2020 il 5G sembra essere una vera e propria rivoluzione per molti utenti, grazie alla fibra ottica wireless, nonché alla sua velocità media di diverse centinaia di megabit al secondo è unanime. Tuttavia, nel campo delle tecnologie di comunicazione wireless, l'evoluzione è un vero e proprio obbligo. All'ordine del giorno lo sfruttamento di nuove frequenze fino ad allora inutilizzate, nonché lo sviluppo di terminali più efficienti. Pertanto è giunto il momento di considerare il futuro da un'altra angolazione. Che futuro possiamo immaginare accanto al 6G? È vero che abbiamo costantemente bisogno di tecnologie di comunicazione wireless. Le nostre società sono ultraconnesse e immerse in una modernità che non ha limiti. Pensi che i ricercatori saranno in grado di tenere il passo? Sembrerebbe che il terahertz, altrimenti noto come THZ, sia la tecnologia più adatta per il 6G, soprattutto perché le sue ambizioni sono grandi. Il traffico dovrebbe essere 5 volte maggiore di quello attuale. Le portate massime saranno comuni. Supereranno un THZ, che è 50 volte il throughput del 5G. Ciò significa che dozzine di film HD possono essere scaricati in meno di un secondo. La latenza talvolta esistente nell'uso del 5G potrebbe scendere a 0,1 millisecondi. La posizione di un utente sarà molto più precisa. La tecnologia delle antenne massicce degli MMO dovrebbe essere migliorata per questo scopo. All'interno di un edificio si parla di una previsione di circa 10 cm, all'aperto è di circa 1 metro. Che ne dici di godere di un'estrema affidabilità? Questo è ciò che stanno valutando i ricercatori che lavorano costantemente all'imminente arrivo del 6G. Inoltre è possibile ottenere molto rapidamente picchi di flusso estremi. Le cosiddette comunicazioni da macchina a macchina potrebbero moltiplicarsi in abbondanza. Sarà inoltre possibile sfruttare un centinaio di oggetti intelligenti per metro cubo. Inoltre anche l'efficienza degli smartphone vedrà un netto miglioramento. Le batterie dovrebbero avere una durata di oltre 20 anni. La gestione dell'energia sarebbe quindi 10 volte più efficiente. Torniamo alle onde THZ per capire meglio come funzionano. Cosa ne pensi? Nello spettro elettromagnetico le onde THZ si trovano tra le onde infrarosse e le microonde. La produzione di onde tetrahertz e la loro trasmissione sono relativamente costose, richiedono laser speciali. Il 6G si baserà su onde corte che vanno da 30 nanometri a 1 mm. Le bande di frequenza saranno comprese tra 0,1 tetrahertz e 10 tetrahertz. Lo sfruttamento di queste frequenze rappresenta una grande sfida, infatti maggiore è la frequenza di un'onda, minore è la sua propagazione. È anche molto più sensibile agli ostacoli. Secondo alcune fonti il 6G potrebbe coprire l'intero pianeta grazie ai satelliti. Quest'ultimo avrebbe la possibilità di associarsi alle onde tetrahertz. D'altra parte il progresso più importante dovrebbe riguardare uno sfruttamento più ottimizzato delle risorse. Sembrerebbe infatti che per un efficiente collegamento degli utenti vengano mantenute attive molte bande non occupate. È vero che se si prendessero tutte le bande sarebbe impossibile accettare nuovi allacciamenti, pertanto sarebbe imperativo attendere che le band vengano rilasciate. Secondo te, qual è la soluzione migliore a tali problemi? Si trova nella rinascita della radio cognitiva, chiamata anche Software Defined Radio o SDN. Si parla anche di Smart Radio. Sai cosa significa tutto questo? Questa è la capacità di un trasmettitore o di un ricevitore di adattare automaticamente alcuni dei suoi parametri a seconda del suo ambiente. In primo luogo questa tecnologia determina le frequenze inutilizzate per utilizzarle al meglio. Sfruttando tutta la banda disponibile sarebbe possibile raggiungere i tetrahertz in questione. Dovresti anche tenere presente che il 6G non è una forma di rivoluzione analogica. Dovrebbe solo andare nell'ottimizzazione delle tecnologie. È vero che il 5G ha proposto il Massive MIMO. Si tratta di antenne composte da 128 connettori. Questi ultimi sono in grado di orientarsi in modo molto preciso verso lo smartphone di un utente designato.
Tuttavia sono in fase di sviluppo nuovi tipi di materiali. L'obiettivo sarebbe quello di moltiplicare il numero di connettori, che potrebbero arrivare fino a diverse migliaia. Di conseguenza le antenne avranno una direttiva normalmente aumentata e quindi una migliore qualità nei confronti dell'utente. Anche l'intelligenza artificiale dovrebbe essere portata a un nuovo livello di potenza completamente nuovo. Inoltre, un gran numero di paesi si sta imbarcando nella corsa al 6G, ma cos'è veramente? Il 5G continua ad espandersi a livello globale. Tuttavia, è il 6G che ora interessa le nazioni. Cina e Stati Uniti ne sono la prova. Questi ultimi stanno già perfezionando la loro tabella di marcia in questo senso. L'obiettivo di questi due giganti globali è semplice. Devono assolutamente uscire vittoriosi da questa gara per stabilire ancora una volta il loro potere. Il 21 aprile Joe Biden ha incontrato esperti di aziende private. Erano presenti anche scienziati di istituti di ricerca, ma anche membri del governo specializzati in telecomunicazioni. Gli Stati Uniti temono di essere lasciati indietro dalla Cina. Hanno quindi messo dalla loro parte tutte le possibilità per tirare fuori la testa dall'acqua. Infatti nel 2021 il medio impero deteneva già molti brevetti in questo settore. Qualcosa per preoccupare le potenze rivali. Cosa ne pensi? Cina Unicom, uno dei principali operatori del paese, afferma che i prototipi potrebbero essere presentati entro il 2025. Il governo cinese si aspetta che i servizi commerciali legati a questa nuova tecnologia esistano entro la fine del decennio. Quanto agli Stati Uniti, sperano allo stesso modo della Cina di raggiungere velocità di connessione senza precedenti. Al contrario, intendono fare affidamento sulla sicurezza della rete. Tutti i paesi interessati sono d'accordo sulla questione. Una connessione ottimale passa attraverso le frequenze THZ. La paura di essere lasciati indietro dovrebbe consentire l'emergere di nuove tecnologie nell'ambiente 6G. Nonostante il fatto che il 5G sia tutt'altro che una realtà in alcune regioni, il 6G è nella mente di molti. La paura degli Stati Uniti potrebbe rivelarsi reale. La Cina sarebbe riuscita a raggiungere una velocità di trasmissione dati mai registrata prima per la prima tecnologia wireless. Stiamo parlando di una velocità nominale di 100 gigabit al secondo, ed è la prima volta nella storia che una tecnologia di trasmissione riesce a raggiungere un tale livello di prestazione in termini di terahertz. La guerra della connettività è quindi in corso. Cina e Stati Uniti non sono le uniche potenze a lavorare il doppio sul campo. Corea del Sud, Taiwan, India, Unione Europea e tanti altri paesi hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura. Chi pensi vincerà questa competizione moderna? Tuttavia rimane una domanda: quando sarà davvero disponibile il 6G? Certo, le premesse di questa alta tecnologia sono in procinto di essere messe in atto, tuttavia sono ancora lontani dall'essere all'ordine del giorno. Gli specialisti parlano dell'orizzonte 2030, ma nulla è stato ancora finalizzato. Alcuni comuni e organizzazioni territoriali diffidano dell'impatto ambientale dell'installazione di queste nuove antenne. Il 6G cambierà davvero le cose in termini di comunicazione? L'affidabilità ci sarà? È vero che la stabilità e la robustezza delle reti dovrebbero essere particolarmente migliorate. Il 6G dovrebbe anche seguire l'evoluzione dei mezzadri, ad esempio. L'obiettivo è proporre nuovi orizzonti in termini di convergenza tra realtà e virtualità. Si parla addirittura di usi futuristici. La realtà aumentata dovrebbe essere estremamente immersiva. Si parla anche di ologrammi mobili e repliche digitali senza pari. Queste tecnologie richiedono un'elaborazione di dati in tempo reale di entità sconosciute, un throughput dei dati ultraveloce, ma anche una latenza molto bassa. Il 6G raggiungerà tutti questi obiettivi? Sarà quindi oggetto di molte ricerche nella scienza dei materiali, così come nell'architettura dei computer. Come avrete sicuramente capito, la sfida è estremamente complessa. Nonostante tutti questi ostacoli, il futuro del 6G sembra chiaro. Cosa sarà davvero? Il 6G può vedere la luce prima del 2030? Le nuove tecnologie digitali potranno essere implementate ancora e ancora? Non esitate a darci la vostra opinione qui sotto con un piccolo commento. Saremo felici di leggervi e discuterne con voi. A presto su A-Tech!